Ciao amiche, ciao amici, sono Vivilla del negozio C'era una stoffa di Cesena. Oggi siamo insieme per un nuovo tutorial. Impareremo a realizzare un bellissimo pupazzo tratto dal libro Toy Box di Tilda. Questo libro è fantastico perché contiene, oltre al progetto che facciamo oggi, tantissimi altri progetti bellissimi, ma ve li faccio vedere poi alla fine. Per adesso vi faccio vedere il progetto di oggi, che è questo, la balena. Eccolo qua. È carinissimo ed è il cartamodello disponibile per realizzare la versione grande e la versione invece più piccola. Sono carinissimi e lo realizzerete tutto con le vostre manine, e per cui sarà un regalo bellissimo con cui potrete andare ad allietare qualsiasi bambino, ma anche qualche adulto, secondo me, perché ricevere un manufatto appunto creato con amore, secondo me, è un regalo stupendo. Questa balena poi dal mio punto di vista è veramente speciale, è bellissima, la potete realizzare con i tessuti che volete. E quello che andremo insieme a vedere oggi è come appunto realizzare il pupazzo, ma da prendere il cartamodello e riportarlo sulla stoffa, cucirlo, imbottirlo e alla fine vedrete anche come realizzare il punto di nascosto, che è il punto invisibile, appunto quello con cui renderete invisibile la cucitura finale per chiudere il nostro pupazzo. Ecco qua. Vi faccio vedere subito che cosa ci occorre per realizzare la nostra balena. Per prima cosa ci occorrerà il libro Toy Box. Al suo interno troveremo i cartamodelli di tutti i progetti, fra cui naturalmente la nostra balena. Sono qua giù sul fondo, li potrete andare a fotocopiare e poi ritagliare, oppure li potete andare a ricalcare, come faccio io, su un foglio di acetato. Questo qui rispetto alla carta ha due caratteristiche migliori. Una è che è indistruttibile, mentre la carta segna oggi, segna domani, poi si rovina. E seconda cosa, essendo rigido, vi farà da guida nel momento in cui con la penna andremo a ricalcare il nostro modello per riportarlo sul tessuto. E dal mio punto di vista è un'ottima cosa. In più è trasparente, quindi lo possiamo spostare e ci possiamo, insomma, lo possiamo utilizzare tante 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 volte. E in pratica vi viene fuori, adesso vi faccio vedere la balenetta che ho riportato, vedete, vi viene fuori una cosa assolutamente trasparente, quindi non si vede, però vi viene fuori il cartamodellino. Quindi lo ricalcate e poi lo andate a tagliare. Sul cartamodello, mi raccomando, vi dovete andare a segnare, adesso ve lo metto qui sul bianco, anche tutte le tacche che vi indica sulla carta, segnatevele sempre tutte. Oltre a questo vi occorre il tessuto. Allora, vi spiego subito, potete realizzarlo con gli scampolini che avete, non c'è nessun problema. Naturalmente, se utilizzate dei tessuti buoni, tipo quelli certificati, siete più tranquilli anche nel poi darlo in mano anche a bambini più piccoli. Allora, servono per la pancina un pezzettino, uno scampolino veramente piccolino. Io adesso vi dico, se dovete acquistarlo, dovete prendere 10 cm di una fantasia e 10 cm di un'altra, se volete farlo appunto con due fantasie. Questo vale per la balena piccola. Mentre per la nostra balena grande dovremo prendere 20 cm per fantasia. Anche qui questo è il pezzo che vi serve per il sotto, e per il sopra avremo da fare le pinne e tutto il corpo. Vi ci potete quindi sbizzarrire con gli abbinamenti. Io in questo caso, quello che andremo a realizzare oggi, ho utilizzato tre fantasie che andrò a miscelare, a mixare. E le ho tagliate 20 cm, ho preso 20 cm per fantasia. Poi con questo riuscirete a realizzare sia la balena grande che la balena piccola, e ve ne avanzerà anche per altri progetti. Quindi non si spreca niente del tessuto, assolutamente, riutilizziamo sempre tutto. E questo qui è il nostro tessuto. Oltre al tessuto vi occorrerà anche un pezzettino di ovatta a foglio. Questa è l'H640 di Vliseline Frodenberg. Ci occorrerà per andare a realizzare le nostre due pinne. È termoadesiva, ma in questo caso non l'andremo ad adesivare, l'andremo solo ad inserire all'interno. Detto questo, l'ultima cosa che ci occorre è la ovatta per andare a imbottire il nostro pupazzo. Noi siamo particolarmente affezionati alla decovatta, sempre di Vliseline Frodenberg, perché ne ho usate veramente tante, ma con questa mi sono trovata assolutamente bene subito, perché è un'ovatta siliconica, va a riempire tutti gli spazi senza lasciare camere d'aria e senza creare quei gnocchi fastidiosi con i bitorzoli bruttissimi. Quindi vedete, il pupazzo vi viene formato in maniera giusta, anche qui nella coda dove sono le parti più piccole non vedete rigonfiamenti e non vedete buchi. Okay. Un po' è dato anche da come andate ad imbottire, ma soprattutto è dato anche dal tipo di ovatta che andiamo ad utilizzare. E questa qui è fantastica. Ma oltre a questo motivo, un'altra cosa che me la fa prediligere rispetto ad altre è che è certificato Ecotest classe 1, per cui non ha problemi ad essere utilizzata anche per i pupazzi che vengono dati anche per i primi
per la prima infanzia, quindi anche i neonati, perché non contiene sostanze nocive, per cui i bambini possono ciucciarsi il suo pupazzino senza nessun problema, potete stare veramente tranquille. Anche i tessuti di Tilda sono certificati Oecotex, per cui andremo ad avere un prodotto assolutamente adatto anche per la prima infanzia. Oltre a questo ci occorreranno altre cose aggiuntive, vabbè, le classiche cose, la prima è la macchina da cucire, se non volete cucire tutto a mano. Poi ci occorreranno degli spilli, le forbici, se volete tenetevi sempre a portata di mano uno scucirino che non si sa mai. Allora, io utilizzo anche le bacchette per risvoltare, mi occorrono soprattutto per andare a risvoltare la coda, perché è molto piccolina e con le mani si fa un po' più fatica. Ci occorrerà un attrezzo per andare ad imbottire. Io utilizzo questo qui della Sixix, che poi trovate sempre sul nostro sito, però potete utilizzare, anche se non l'avete, un bastoncino di legno, magari se gli spezzate la punta, di modo che, adesso io qui provo a farvelo vedere ma si fa un po' fatica, vedete che ha la punta che non è liscia, ha degli spuntoncini, insomma. Quindi se avete un bastoncino di legno lo spezzate, perché avendo quella spezzatura avrà un po' più di grip per spingere l'ovatta fino in fondo. Ci occorrerà una penna evanescente per andare a riportare sul tessuto il nostro modello, e poi per andare a realizzare gli occhi potete utilizzare o un colore acrilico nero oppure anche un pennarello indelebile per tessuti. Dopo di questo ci serve un ago e il filo, perché dovremo andare a fare poi il punto nascosto, come vedremo alla fine del libro. Insomma, adesso ci mettiamo subito all'opera, perché sarà un pupazzo che realizzerete con le vostre mani e riuscirete a produrre un bellissimo manufatto tutto vostro. Pronte? Ai posti? Via! Per prima cosa io mi sono andata a ricalcare tutto il cartamodello sul mio foglio di acetato. Quindi avrò la base, la balena e la pinna. Vi riportate, come dicevo, anche tutti i tratti che sono indicati sul cartamodello. Come in questo caso ci sono le tacche che ci segnalano dove andranno inserite poi le nostre pinne. Vi riportate anche il nome del modello, perché vi serve da tenere lì, quindi tutte le volte sapete per quale progetto è. E vi riportate anche la scritta che vi dice, vabbè, per due, però in questo caso io l'ho riportata, ma rispetto al libro vi faccio vedere un modo un po' diverso. Non seguo esattamente i passaggi che sono indicati sul libro, ve li ho un pochino semplificati. Allora, prendiamo il primo tessuto. Noi oggi andremo a realizzare la nostra balena con il tessuto a rosa a pois. Vado quindi a prendere il mio corpo e lo vado a riportare sul tessuto. Penna evanescente e vado a ricalcare tutto il bordo. Vedete che con il foglio di acetato è molto più semplice, perché, come vi dicevo, vi fa da guida per andare a seguire i contorni. Vi avevo detto, riportate anche le tacche che sono indicate sul cartamodello. In questo caso, prima le ho riportate sull'esterno, mi vado ad allungare verso l'interno. E questo qui è il mio corpo. Con questo tessuto andremo a realizzare il corpo e anche le due pinne. Allora, per praticità, io le pinne, siccome andremo a cucire solo questa parte qui, la parte dove loro sul cartamodello scrivono ES, vuol dire che è da lasciare aperta qui, è da lasciare aperta, quindi non va cucita. Me lo vado a riportare già sul bordo del tessuto, così ho un taglio in meno da fare. Tenete fermo il modello e poi ce le andiamo a riportare una di fianco all'altra. In questo caso qui vedete che c'è anche un tratteggio, questo qui in pratica ci andrebbe ad indicare quanto inserire all'interno del nostro cartamodello. Noi lo andiamo a fare in maniera un pochino differente rispetto al libro, come vi avevo detto, però nel caso comunque ve lo andate a segnare, rigirate il modello e vi segnate la tratteggiatura anche sui nostri pezzettini. Poi mettete un attimo da parte e disegniamo la base sull'altro pezzo di tessuto. Quindi io andrò ad abbinare alla rosa un fondo a fantasia.
Questo qui andrà poi ritagliato esattamente come trovate il cartamodello. Qua. Questa qui è la nostra base della balena. Allora, questo qui lo andiamo già a ritagliare seguendo la linea che abbiamo disegnato. Mentre gli altri invece non li ritagliamo, perché sul libro vi dice che il cartamodello, la sagoma del corpo della balena va ritagliato. Noi lo andiamo a cucire direttamente sul tessuto, sulla linea che abbiamo disegnato. In questo modo sarà molto più semplice anche per chi non è magari pratico ed esperto, insomma, riuscirà a realizzarlo più agevolmente. Allora, vedete, questo tessuto ve ne serve veramente pochissimo. Poi tutto quello che avanza andremo a realizzare la balena grande e poi ce ne avanzerà dell'altro anche per realizzare altro. Allora, questo per adesso lo mettiamo da parte. Andiamo ora a piegare a metà il nostro tessuto. Quindi avrò il tessuto dritto su dritto. Fate attenzione, soprattutto qui nelle pinne dove abbiamo segnato il disegno fino al bordo, lo andate a mettere pareggiato al bordo sotto, mi raccomando, e poi lo andiamo a fermare con due spilli. Fermiamo anche il nostro corpo della balena. Ok, nella parte delle pinne dovremo andare ad aggiungere anche l'ovatta. La mettiamo sotto, quindi ho dritto su dritto e sotto mi vado a mettere la ovatta, quindi tolgo lo spillo e rifermo il tutto insieme, quindi tutti e tre i tessuti sono fermati, tutti e tre gli strati sono fermati insieme. Andremo ora a cucire seguendo esattamente la linea che abbiamo disegnato, quindi cuciamo le due pinne qui e qui. Sotto nell'ovatta, prima di andare a cucire la sagoma della balena, facciamo attenzione a rifilarla, ma lo vediamo dopo, ok? Perché sulla sagoma della balena l'ovatta non mi occorre. Posso già anche rifilarla andando a piegare, stando attenta che ci sia. Adesso io perché le ho fatte una di fianco all'altra, potete anche prima cucire il corpo della balena, tagliarlo e poi andare a cucire le due pinne. Insomma, sono accorgimenti questi che ve li potete gestire come vi trovate meglio. Adesso andiamo alla macchina da cucire a cucire. Dicevo e vi ripeto, cuciremo le due pinne con i tre strati di tessuto insieme su questi bordi, lasciando aperto il fondo, mentre la nostra balena la andremo a cucire lasciando aperto questo tratto, il tratto finale dove c'è indicato dove andare ad inserire le pinne, non lo andremo a cucire, quindi qui non si cuce, cuciremo solo questo perimetro qui, questo bordo qui. Andiamo alla macchina da cucire. Allora, per praticità io ho separato i due pezzi, poi ve li potete segnare come più vi piace, insomma. Ma allora, quello che vi dovete segnare è che è una regola che vale per cucire tutti i pupazzi e le bambole, è che la lunghezza del punto deve essere impostata su 1, 1,5, deve essere un punto molto ravvicinato. Questo perché poi quando andremo ad imbottire andremo a esercitare pressione sui punti di cucitura e il punto non si deve aprire, non deve fuoriuscire la ovatta e non deve cedere. Dopodiché andiamo a cucire quindi il nostro bordo esattamente sul disegno che abbiamo realizzato. Ricordatevi sempre, tenete il filo quando iniziate, ricordatevi sempre di fare l'avanti e indietro all'inizio e alla fine, perché il punto non si deve aprire. E seguite tutto il vostro perimetro, tutto il disegno che avete fatto prima sul tessuto per fare la cucitura. E avendo il punto ravvicinato, cosa succede? Che riusciamo anche a girare in maniera più facile, più semplice le curve. Spostatevi gli spilli se vi danno fastidio, come nel mio caso. Quando però vedete che avete un attimo di difficoltà nel spostare nel fare la curva, con l'ago giù alzate il piedino e girate leggermente il tessuto. Sempre ago giù, alzate il piedino e girate il tessuto, mi raccomando sempre con l'ago giù, non vi si deve spostare. In questo modo riuscirete ad avere delle curvature più precise. Finite con l'avanti e indietro.
vi faccio vedere. Qua vedete, io ho cucito esattamente sul mio disegno, ok? Quindi è molto più facile che nel seguire il tessuto magari a piedino. Insomma, dovete andare a coprire col l'ago il vostro disegno. Fate la stessa cosa anche sull'altra pinna. Una volta cucite le nostre pinne, le mettiamo da parte. Ora andiamo a cucire il corpo della balena. Dobbiamo cucire, come vi dicevo, tutto il perimetro tranne la parte bassa. Questa qui non va cucita. Quindi iniziamo dal fondo. E andiamo a cucire qualche millimetro più in giù. Poi, sempre avanti e indietro, mi raccomando, andate a seguire tutto il disegno che avete fatto prima, sempre ago giù e vi spostate per seguire le curvature. Allora, questa è la parte magari un pochino più ostica perché c'ha molte curvature. Però sempre ago giù, alzate un po' il piedino. Girate un po' il tessuto e continuate in questo modo a seguire tutto il bordo. Qui dove la coda si separa, avete proprio ad alzare il piedino e girarlo perché è l'unico pezzo con una punta. E continuate così su tutto il disegno, lasciando aperta la parte finale. Allora, una volta che abbiamo cucito tutto il perimetro della balena e le nostre pinne, con le forbici andiamo a ritagliare. Questo è un altro passaggio fondamentale che vi dovete segnare per realizzare i pupazzi ed è quello di andare a ritagliare a qualche millimetro dalla cucitura. Così. Questo perché vi consente di non avere eccessi di tessuto che vi vanno a creare degli antiestetici gnocchetti quando andiamo a rigirare le nostre pinne. Ora io mi aiuto sempre con le bacchette, infilo il tubicino di plastica all'interno dei tessuti, con la parte piatta del legnetto spingo al suo interno e in poco riesco a girare. Questo qui non è tanto piccolo, per cui riuscite a farlo anche a mano, eh. Io mi diverto di più così perché dal mio punto di vista è più semplice. Quindi con la punta del bastoncino ci aiutiamo a tirare fuori senza spingere dannatamente perché rischiamo di rompere comunque la cucitura, quindi un po' di delicatezza usiamola lo stesso. Però in questo modo riusciamo ad avere una pinna perfetta. Quindi giriamo anche l'altra. Inseriamo all'interno dei tessuti il tubicino di plastica, sempre con la parte piatta vado a spingere e in poco risvolto. E vado a raddrizzare bene anche questa parte qui. Spingo in particolare qua sulla punta e le mie pinne sono fatte. Le mettiamo un attimo da parte. Ora andiamo anche a rifilare la nostra balena, sempre a qualche millimetro dalla cucitura. State attenti a non andare troppo vicino perché rischiate di tagliare la cucitura. Allora, qui vado con le forbici più piccoline. Potete anche farlo con la rotella se vi sentite più esperte. Adesso non l'ho presa, per cui andiamo a forbici. E tagliamo tutto l'eccesso di tessuto, tranne la parte in fondo. Allora,
qui, arriviamo più o meno alla fine del disegno, scendo di della distanza del piedino, diciamo, quindi lascio il mio margine di cucitura e taglio un pochino, lascio un eccesso di tessuto. E ora ho la mia sagoma della balena. Adesso vado ad inserire all'interno le pinne. Le pinne, come vedete dalla nostra balena, come devono stare? Devono stare con la parte piatta verso la coda. Quindi andrò ad inserire la parte piatta verso la coda. Vado ad inserirlo prima nella parte dove ho la tacca, perché così ho il riferimento. Quindi la parte piatta va verso la coda e vado a metterci uno spillo. Questo perché dobbiamo fissarle prima di andare a chiudere il pupazzo. Prendo anche l'altra pinna, sempre la parte piatta rivolta verso la coda, e la vado a mettere sul lato opposto. Mi aiuto come posizione, senza stare a rifare le tacche, con quella che ho messo precedentemente. Quindi la vado a pareggiare e poi appoggio il tessuto. Quindi avete due modi da fare. O fate come ho fatto io adesso, quindi mi metto a pari e poi la fisso, stando sempre attenta che sia a pari anche del nostro tessuto, così. Oppure vi andate a segnare le tacche anche nell'altro pezzo di tessuto e ve lo mettete. Però io vi consiglio sempre di fare questa prova qui, quindi di metterle a pari e poi le andiamo a posizionare sull'altro lato. E anche qui la fermo con uno spillo. Ora dobbiamo andare a dargli una cucitura qui proprio sul bordo, non a piedino, ma sul bordo, perché poi è una cucitura che andrà nascosta dalla seconda cucitura che andremo poi a fare. Ok? Quindi firmate questa e questa. Allora, abbiamo fatto le nostre cuciture, vedete, proprio a bordo di entrambe le pinne con la parte dritta rivolta verso la coda. Ora dobbiamo andare ad inserire il nostro fondo che abbiamo tagliato prima. Come dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo andarlo a piegare a metà con le mani e li andiamo a creare, basta anche con la pressione dell'unghia, una pieghetta qua in cima che ci servirà per andarla a posizionare e trovare il centro per posizionarla sulla nostra base che abbiamo lasciato aperta. Tessuto dritto su dritto e andiamo a metterci uno spillo. E poi andiamo a fissare con gli spilli tutto il nostro perimetro da entrambi i lati, naturalmente. Quindi con pazienza andate a posizionare gli spilli. Io vi consiglio di utilizzare questi extra flessibili, vedete che sono quelli morbidi morbidi che li trovate sempre sul nostro shop, perché sono più appunto flessibili e li possiamo lasciare tranquillamente in cucitura, per cui ci possiamo cucire sopra, e nel caso in cui l'ago va a battere malauguratamente proprio sullo spillo, non ci si rompe l'ago, ma si piega lo spillo. Ecco qua, una parte fatta. Allora, la balena più piccola naturalmente ha uno spazio un pochino più ridotto per andare a cucire, con quella più grande avete un po' più di agilità. Io ve lo faccio vedere apposta su quella più piccolina, così facciamo già la più difficile insieme. Poi il procedimento per fare la balena più grande è il medesimo, non cambia assolutamente. Adesso, quello che vi dovete ricordare è che dobbiamo lasciare un'apertura per risvoltare. Allora, la andiamo a lasciare verso il centro. Allora, qui lo spazio è veramente ridotto perché è la balena piccola. Nella balena grande c'è un po' più di spazio, ecco. Quindi io nella balena grande l'ho lasciata qui l'apertura, quindi nella parte più dritta, non dove c'è la pinna, perché è più semplice poi anche per andare a fare il punto invisibile. Ma visto che vogliamo fare le cose difficili insieme, lasciamo l'apertura della nostra balena piccolina. Adesso vi segno con una penna evanescente. La andiamo a lasciare qui, quindi lascio 1 cm di pinna, la prendo e lasciatela un po' ampia, perché così riuscite poi a determinare a imbottirla con più facilità, ok?
ok? Quindi avrò lasciato circa 7-8 centimetri, ok? Quindi andremo a cucire a piedino da questo punto qui tutto il nostro perimetro. Quindi da qui andiamo a cucire tutto questo arrivando qui. Ricordatevi sempre avanti e indietro e finiamo con l'avanti e indietro. Adesso andiamo a cucire insieme. La macchina da cucire. Vado a prendere la mia balena, la apro così, spianando la parte tonda. Allora, devo partire a cucire dalla tacca che mi sono segnata prima. Ok? Faccio un avanti e indietro. Cuciamo sempre con il punto 1, 1 e mezzo. Filo intorno al tessuto, ok? E partiamo. In questo caso seguite il piedino. Adesso con gli spilli è sempre un po' più complicato. Adesso questo si è tolto, lo togliamo dopo, vediamo. E andiamo avanti. Nella punta arrivate un po' più in giù e poi tornate indietro. In modo che poi la distanza che abbiamo è piedino. Allora fate attenzione a questo passaggio. Giro il mio lavoro mandando la coda dall'altro lato e riaprendo di nuovo questa specie di sogliola e mando giù il piedino. Allora, se avete il tessuto che si alza, mandatelo giù con una forbicina. Questo spillo lo togliamo e se avete qui il tessuto che vi fa massa, lo appiattite e continuate aiutandovi con le forbici. Tenendo sempre piatto e guardando che sotto non vi faccia pieghe. Qui dove dovete fare la curva, il tessuto mandatevelo sempre dentro, di modo che anche qui sia sempre in piatto. Ago giù, alzate il piedino e vi sistemate il tessuto, di modo che non vi faccia pieghe o massa aggiuntiva, che non si vadano a mettere insieme più parti di tessuto. Vedete che qui ho questa piegatura, la vado a togliere, quindi ago giù, alzo il piedino e la vado a rendere piatta, di modo che io so per certo che vado a cucire su due strati di tessuto e basta. E arrivo all'altra tacca. Una volta arrivata, avanti e indietro, stacco il lavoro e adesso andiamo a risvoltarlo. Quindi abbiamo cucito tutto il nostro perimetro lasciando l'apertura qui per risvoltare. Una volta che abbiamo cucito, togliamo gli spilli. Adesso dobbiamo andare a tagliare via l'eccesso di tessuto, sempre a qualche millimetro dalla cucitura, tranne per la parte dove abbiamo lasciato l'apertura. Ok? Quindi state attenti. Qua dove abbiamo lasciato l'apertura, il tessuto lo lasciamo tutto, quindi andiamo a tagliare in perpendicolare e poi andiamo a rifilare la parte in eccesso dove c'è la cucitura. Dove non c'è la cucitura, lasciamo tutto come sta. Ok? Quindi questa parte qui dove ho l'apertura, la vado a lasciare tutto, la vado a lasciare tutto il tessuto, togliete i fili e taglio solo le parti in eccesso dove ho fatto la cucitura, ok? Un'altra cosa che vi chiedo di fare è qua dove c'è la coda, qui dove ci sono in pratica c'è la punta della coda, vado a fare una tacca arrivando quasi vicino alla cucitura, ma non troppo, ok? Non arrivate sulla cucitura perché sennò tagliate il filo, però arrivate quasi vicino. Ora andiamo a risvoltare ed è qui che entrano in gioco ancora le nostre bacchette, perché io con le mani qua giù faccio fatica ad arrivare e quindi inserisco il tubicino della bacchetta piccola, la M,
dentro alla pinna, sempre col lato piatto del bastoncino di legno, la spingo all'interno, ma non tiro più di tanto, la lascio lì. Rientro di nuovo per l'altra parte di pinna, sempre con il bastoncino spingo. A questo punto spingo proprio fuori tutto, ok? E quindi ho già, vedete che facile, ho già la pinna, la coda, scusate, risvoltata. E niente, mi piace chiamarla pinna quella, si vede che ho dei difetti di anatomia balenesca. Allora, ora sempre con la pinna mi aiuta a tirar fuori anche l'altro lembo e per rigirare queste qui secondo me sono fantastiche. Ecco fatto. Con la punta mi aiuto a tirare fuori le cuciture. Soprattutto qua giù nella pinna, no, coda. Eccola qua. Spingete poco, altrimenti si rischia di bucare il tessuto. Piano piano, è un lavoro un po' di pazienza, però piano piano esce tutto, vedete? E abbiamo già la nostra pinna bella che è fatta. Ok. Tiriamo fuori anche qui i bordi. E la balena è finita. No, non è vero. Dobbiamo imbottirla. Ok. Però c'ha già la sua forma. Quindi abbiamo la nostra pancetta ricoperta. Questo sarà il buco che andremo a fare poi la chiusura col punto invisibile. E questo qui è quanto. Vedete, anch'io la perfezione mica ce l'ho nelle tasche, anche a me vengono i difetti. Vedete che ho fatto una piegatura, perché questa è la parte un po' più difficile, ma poco danno perché una volta riempita non si vede più niente. Ok? Adesso andiamo a prendere l'ovatta e la imbottiamo. Ecco qua, guardate che bella nuvola soffice che è la decovatta. Piano piano andiamo ad inserirla. Ne prendete qualche ciuffo perché la prima parte che dovete andare ad imbottire sarà la coda, non la pinna, la coda. Ok, quindi col ditino vi aiutate un po' a portarla in sede. Poi col vostro attrezzino, questo qui è comodo perché spinge in maniera più agevole la ovatta sul fondo. Vedi, avendo il grip sulla punta, vi aiuta tantissimo a spingere. Ok, la coda in particolare deve venire bella piena. Ok. Prendete un altro po' di ovatta. La mettete in sede sulla parte che apre la coda e poi spingete e dovete sempre fare questi lavori, vanno fatti sempre con molta attenzione e con calma, mi raccomando, perché rischiate con questi attrezzi anche di forare il tessuto, perché avendo la punta scanalata può succedere. Ok. Quindi sempre con molta calma spingete l'ovatta sul tessuto dentro alla codina. Dopo, quando arriviamo a dover riempire il corpo, lì via che infiliamo ovatta più non posso, eh. Un'altra cosa che dovete fare attenzione è non sforzare la cucitura che avete lasciato in apertura, insomma, è lì che serve sempre quel bel avanti e indietro, perché altrimenti si lacera poi si rischia di lacerare il tessuto. Ok? Quindi adesso che ho riempito la punta della mia coda, e dai con queste pinne, vado a mandare bene inceppatura qui, di modo che si venga bello pieno l'ovatta.
Vedete che io ho già la mia coda perfettamente formata e non ha gnocchi. Questa ovatta è proprio fantastica perché non va a lasciare i gnocchetti. E la mia coda è bella che formata. Ne spingo un altro pochino per chiudere questo piegatura che vedo che non mi piace, poi l'altra si va a chiudere nel momento in cui inserisco l'ovatta su tutto il corpo. Ora via andare a imbottire, quindi iniziamo proprio a inserire tanta ovatta. Per riempire la nostra balena. Adesso qui vado ad aiutarmi a ceppare un po' l'ovatta e aggiungiamo ancora dell'ovatta. Come vi dicevo, veramente questa è morbidissima, gli va a dare una forma bellissima e soprattutto non fa i gnocchi, che non so voi, ma a me prima con altre mi si formavano sempre, venivano delle robe bitorzolute, orrende. Invece con questa mi trovo benissimo. Cioè, è veramente bello fare i pupazzi. Pensare che poi qualcuno avrà in mano una nostra creazione con cui amerà giocare, perché questi pupazzi, non avendo parti che bottoni o comunque parti piccole che si possono separare, possono veramente essere utilizzati come pupazzi per gioco, eh? E quindi è proprio bello. Avrei voluto conoscerli prima quando avevo le bimbe piccole. Ancora però non avevo scoperto il mondo meraviglioso di Tilda e dei pupazzi. E poi quando le mie bimbe erano piccole ancora non ero un amante del cucito. L'ho scoperto un po' più in là, quando erano già un pochino più grandine. Se no mi sarei divertita sicuramente a fargli tante cose. Per carità, che ancora adesso le mie figlie amano i pupazzi, quindi arriveranno anche da loro queste. Poi quando vengono qua in negozio ci giocano sempre. Ups. Ecco qua. Abbiamo quasi finito. Dopo questa fase vi faccio vedere come realizzare il punto nascosto per andare a chiudere questa apertura che abbiamo utilizzato per riempire la balena. Vi consiglio qui di cepparla un pochino, ma già vedete che carina che è già. Guardate, patatona. Ok, è già bella piena. Aiutatevi anche con le dita, cioè potete trovare poi la vostra tecnica preferita per andare a realizzarli. La cosa che vi dico è che in questi pupazzi dove hanno queste cuciture, più ne mettete di ovatta un po' ceppa, più andate a evitare questo effetto qui un po' ondulato, ma è normale che si formi, eh. C'è anche nelle foto di quelli di Tilda, quindi state tranquille. E poi un manufatto, anche se non è perfetto, ma è fatto con amore, secondo me è fantastico. Quindi non ponetevi veramente limiti. Oddio, non è fatto preciso, non è perfetto, no, non lo do. È bellissimo. Poi le imprecisioni le vedete voi perché sapete realizzarlo. Chi lo riceve, che magari non lo sa fare, vede semplicemente una cosa meravigliosa che è stata fatta appositamente per lui con le vostre manine. O per lei. Ecco qua. C'è spazio per un altro po' di ovatta. Fatto. Ora siamo pronti per andare a chiudere la nostra apertura. Allora, col punto invisibile, eccoci qua. E filo semplice, nodo in fondo, inserisco il nodo entrando nella parte rosa. Dopo di che, una volta che ho il filo dentro, esco alla stessa altezza sul tessuto viola,
entro ed esco di qualche millimetro. Non tiro. Poi prendo un po' di tessuto rosa, esco di qualche millimetro e non tiro. Vedete che si sta formando una scaletta. Questa e questa. E continuiamo così. Il tessuto, se volete, ve lo potete stirare un pochino prima di andare a imbottire, oppure basta anche qui in questo caso con le unghie a dargli un po' di forma. Entro qui ed esco di qualche millimetro. Non tirate, lo tiriamo dopo, facciamo dopo la magia. Dalla stessa altezza del tessuto viola entro in quello rosa. E poi esco di qualche millimetro. Entro di nuovo in quello viola alla stessa altezza, quindi devono essere sempre parallele queste cuciture, mi raccomando, è lì il segreto per rendere il punto nascosto. Altrimenti, se andate in diagonale, si vede. Adesso vi faccio vedere giusto un pochino, tiro e magicamente vedete che si chiude. Ora continuo perché devo andare a chiudere tutto il nostro buco. Quindi rivado sempre nella stessa altezza e poi rientro. Stessa altezza sul tessuto rosa. Fate attenzione che non vi si agganci alla pinna. Riesco sul tessuto a fantasia. E poi rivado qua sul tessuto rosa. Di nuovo viola. E rosa. Continuo quando andremo a tirare poi alla fine vedremo la nostra magia che il nostro punto vedete allora se vi capita come a me che ho tirato un po' e si lacera un po' il tessuto ok così vediamo anche questo passaggio perché vi può capitare è normale ora andiamo prima di cosa a tirare allora se vedete che vi può salire degli sfilacciature, li mandate dentro così. Piano piano tirate e non si vedono più. Adesso non tiene bene il fuoco perché sono troppo vicina. Ecco. Ora continuate a chiudere anche la parte che si è un po' lacerata. Cosa facciamo? Stiamo leggermente più in su rispetto alla cucitura. Non succede niente. Ok? Però in questo modo qui la nascondiamo. Questa, il punto nascosto, è anche un'ottima tecnica per rammendare gli strappi. Perché utilizzando sempre questo procedimento, cosa succede? Che lo andiamo a nascondere in maniera invisibile. Ecco qua. Vedete che già non si vede quasi nulla. Allora, se qui mi rimangono fuori degli spelucchi, che sono le parti di trame ordito del tessuto, li mando sempre dentro e poi faccio altri due puntini. Quindi faccio ancora la mia scaletta. A questo punto qui, questa è l'ultima, esco sulla cucitura. Ora tiro e devo essere sicura che togliete gli effetti di imbottitura che escono, devo essere sicura di aver chiuso tutto. Ok? Vedete? È tutto chiuso. Ora fermo il filo, lo tengo un po' tirato e vado a farmi un nodino, rientrando dove ero uscita prima. E passando all'interno del mio filo creo un nodo.
ne faccio uno, un altro, così sono sicura che non si apra. Ecco qua. Ora non tagliate il filo, mi raccomando, rientrate nel buchino che avete fatto e poi con l'ago lo spingete per uscire più in alto. Tirate leggermente il filo e tagliate. In questo modo il filo si maschera all'interno e non rischiate che vi si apra la vostra balena. E il punto nascosto, vedete? Ha fatto sì che la nostra cucitura sia invisibile. Ed ecco qua la nostra balenetta finita. Non è carina? Sotto è a fantasia, sopra è una bellissima balena rosa. Non ci resta che andare a fare gli occhi, ok? Allora, come vi dicevo, potete utilizzare o una vernice acrilica, quindi un acrilico nero, con la punta di un bastoncino, lo andate a pigiare e poi lo andate a riportare sopra la balena. Oppure, ed è quello che io ho fatto per la prima balena che ho fatto, questo qui è realizzato, vediamo se riesco a farvelo vedere bene. È realizzato con gli acrilici, mentre questa qui la vado a realizzare con un pennarello per tessuti indelebile, quindi anche questo una volta è permanente, una volta che lo lavate rimane. Dove li andiamo a realizzare? Anche qui è una questione di scelta, poi sul libro vi indicano più o meno dove farli, però anche qui potete farli sempre prima con un marcatore che è poi evanescente, quindi fate una prova per dire. Io li farei qui e qui. Ok. Se poi non siete precise, potete utilizzare un metro, vi aiuta un pochino per la posizione, ma anche se non è precisa non succede proprio niente, perché anche da davanti non è che si vede tantissimo. Allora, poi con il mio marcatore vado a disegnarla. Ecco qua. Giotto, mi fai un baffo. È venuta bene. Ah, per fortuna, se no faccio una figuraccia. Allora, facciamo anche l'altra. Ecco qua, e la nostra balena ha due begli occhietti. No? Ed ecco la nostra balena terminata. I nostri occhietti, appunto, li ho fatti con l'indelebile e questi della piccolina misurano 7 mm. Nel frattempo ho fatto anche la grande, l'avevo già fatto con l'altro tessuto e qui li ho fatti circa da 1 cm, ok? La dimensione, allora, vi posso dare indicativamente da dove partono, sono a 4 cm dalla cucitura in basso, 4 cm, quindi 4 e 4, quella grande, e la piccolina è a 2 e 3 più o meno, no, sì, 3 e mezzo e 2, quindi 2 cm dalla cucitura in basso e 3 cm e mezzo dalla cucitura frontale. Però anche qui è tutta una questione di gusti a seconda di dove volete andarli a vedere. Però le nostre due balenine sono finite, secondo me sono bellissime anche con queste fantasie qui. Naturalmente tutti i tessuti li trovate sullo shop online, ce ne sono tantissimi, vi potete sbizzarrire con gli abbinamenti, utilizzare quelli che avete già, insomma, vi potete veramente divertire e sono tanto tanto carine. Le guardiamo tutte insieme, guarda quante ne ho. Ah, che bello, siamo pieni di balene. Ecco qua tutte le nostre balene. Allora, adesso come vi avevo promesso, vi faccio vedere anche quello che contiene il nostro libro Toy Box perché è veramente carino. In primis contiene lei. Ecco qua. Lei è la mia Tildona, è la prima bambola che ho fatto. Anche qui ha i capelli fatti con la pittura acrilica. Ed è bellissima, c'è la sua giacchetta, il pantaloncino, ma ce ne sono tanti di modelli che potete realizzare sempre su questo libro bellissimo. Ecco, la loro è fatta un po' meglio, ma vabbè, la mia è la prima. Allora, ve li faccio, mi sono segnata tutte le pagine.
Vedete, qui ci sono le bambole con la giacchetta e il pantalone, potete farlo con l'abitino, insomma, è carinissimo. Poi, veramente, guarda quanti progetti che ho segnato, contiene tantissimi progetti. Poi, vedete, c'è sia nella versione grande che nella versione più piccola, che è la prossima che voglio fare assolutamente. Contiene la casetta giocattolo, quindi il progetto anche per realizzare questa casetta che è graziosissima. Adesso ve la faccio vedere, indossata da, ecco, con dentro la bambolina, questa è quella piccola. Poi ne ho segnati veramente una valanga. Contiene un quilt, così mi alzo, così faccio prima. Contiene anche un quilt e un cuscino. Poi un cuscino patchwork a cuore e anche dei cuoricini con cui andare a realizzare questa ghirlanda. La versione pirata. Naturalmente le nostre balene. Poi le sardine, queste sono anche carine da realizzare come portachiavi. Poi un altro cuscino e quilt, sempre in patchwork, una bellissima scimmietta, ma questa ha di particolare che si aggancia. Vedete com'è grande e si può agganciare. Poi il serpentone patchwork, ma ce ne sono ancora, eh? Il pappagallo. Poi rimangono gli ultimi. Un portafoglio click clack, anche qui in fondo trovate poi tutti i cartamodelli. Poi un cuscino patchwork con la scimmietta abbinata al quilt e in ultimo, se ce la faccio girare, un altro quilt. In fondo al libro, come vi ho detto all'inizio, trovate poi tutti i vari cartamodelli che potete andare a fotocopiare o a ricalcare con la carta d'acetato. All'inizio vi dà anche tutte le spiegazioni su come fare la faccia, e su come realizzare i capelli e poi come costruire le bambole, come fare un po' il patchwork. Insomma, questo libro è veramente, secondo me, molto completo, molto carino, ha un sacco di progetti bellissimi. Lo trovate sempre sullo shop online. Ora, ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, condividetelo, iscrivetevi alla nostra newsletter sul nostro shop e sul nostro sito online www.cerunastoffa.com. Continuate a seguirci sui nostri canali, iscrivetevi al nostro canale YouTube di C'era una stoffa e seguiteci sulle nostre pagine di Facebook e Instagram, così rimanete sempre aggiornati e vedete anche le prossime cose che andremo a creare insieme e chissà quante cose impareremo. Tante cose ci sono già sulle nostre pagine e sul nostro canale, per cui andatevi a vedere anche gli altri video. Per adesso è tutto, un bacione dalla vostra Vivilla e viva la creatività e mi raccomando, create sempre tutto ciò che vi passa per la testa e vi esce dalle mani. Alla prossima, un bacione. Ciao!